Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come vedete oggi torniamo con un altro video retro gaming per quanto riguarda la sezione PlayStation. Eccoci qua, ritornati su Bugs Bunny Lost in Time. Quindi è un gioco anche questo che ha segnato la storia, ovviamente per chi ha la mia età e ci ha giocato sa cosa vuol dire. Io partirei subito, amici miei, con il gameplay di questo gioco, questo titolo straordinario che ha segnato anche qua tante generazioni. Andiamoci a divertire, mi raccomando, però prima di cominciare un bel supporto, un bel like per sostenere il format e lasciatemi un commentino per farmi sapere come e se lo avete giocato, come vi siete trovati, se in qualche modo vi ha lasciato qualcosa e soprattutto fatemi sapere se vi piace questo tipo di contenuto, perché è importante. Cominciamo, vediamo un pochino. Vi ringrazio per le risposte nel sondaggio, ragazzi. D'ora in poi faremo due contenuti a settimana. Partiamo subito. Eccomi qua, Pismo Beach. Ehi, aspetta un minuto. Questa non somiglia affatto a Pismo Beach. Mi sa che ad Albuquerque dovevo girare a destra e poi... guarda le dimensioni di quel distributore di succo di carota! Mamma mia! Loading! Ci siamo, ragazzi, sta caricando! Oh mio Dio! Fantastico! Fantastico, c'è poco da dire. Partiamo subito a cannone da nessuna parte, via. Vi ricordo che sto giocando da emulatore, però ho anche la PlayStation 1, ma non posso emularlo da PlayStation 1. Dove a tempo mi trovo? Forse la persona che vive in questo loco mi può dire dove sono e come evitare di restarci più a lungo. Vieni, entra. Come stai? Il mio nome è Merlino e sono un mago. Sì, sul serio? Un mago? Andiamo, fammi vedere una magia, Ti prego. Ma certo, qualsiasi cosa per compiacere un ospite. Niente male come trucco, Merlino Ciccino. Tu lo sai fare questo? Così almeno avrà un hobby, ma io mi sento ancora un po' lontano dal mio habitat naturale. Mi spiace interrompere questa dimostrazione spettacolo, ma saprebbe dirmi dove mi trovo? Sembra che tu ti sia perduto nel tempo, mio caro. Qui non siamo in nessun luogo. In nessun luogo? E sa dirmi come faccio per tornare in un qualche luogo? Certo che lo so. Devi andare da un'epoca a un'altra e trovare simboli come questo. Essi ti daranno accesso a nuovi luoghi e ti riporteranno progressivamente al tempo presente. Allora, fai attenzione, coniglio. Raccogli 10 di questi oggetti per ottenere un simbolo orologio. Adesso qua parte il tutorial, ragazzi. Così per ora. Parte il tutorial adesso. Sì, ci vediamo, Merlo. Parte il tutorial adesso, quindi toccherà farci un po' il tutorial. E niente, primo pensiero quando ho visto il titolo, amici, brividi, perché ho giocato tantissimo sto game e beh, ci faremo il tutorial e poi ovviamente faremo un quadro, però magari il tutorial non so se skipparlo, vi faccio vedere giusto due cose e poi andiamo direttamente a farci il nostro primo quadro, dai. Partiamo con questo che è quello più sempliciotto, cos'è, triangolo? Oh. Com'è che era? Per avere la risposta alla domanda premi il tasto R1. Puoi usare oggetti come martelli di legno per mettere fuori combattimento un nemico, ma devi farlo in fretta. Funziona solo per poco tempo.
Poi vorrei una risposta, ragazzi. Fatemi sapere se qualche volta vi piacerebbe che portassi in live questo tipo di contenuto. Quindi mi piacerebbe portarne qualche volta. Premi il tasto quadrato per usarla. Hai il limite di tempo, ho capito. Se non prendo il martello. R1. Ok. Ok. Tac. No, niente. Ok. Ci stava? Sì. Presa. Perfetto, quindi il primo è un po' legnoso, ovviamente, c'è poco da dire sotto questo punto di vista. È un po' legnosetto, ma è normale, stiamo parlando di un gioco che ha veramente tanti anni, quindi assolutamente ci può stare. Qui invece prendi sempre R1. Ah no, aspetta, facciamolo. Dobbiamo lanciare. Lasciamo troppo lontano. Allora, qua premi R1. Puoi spostare degli oggetti usando la funzione spingi. Può servirti anche per arrivare a un oggetto o a una zona posti troppo in alto. Ok, la carota d'oro. Ok, prendiamo spingiamo lo scatolone qua con sempre R1. Però, ragazzi, veramente legnoso il gioco in per sé. Vi voglio far vedere tutte le sfaccettature, però. Ok, poi dobbiamo prendere, sempre con R1, prendiamo quest'altro robo, saliamo, come vedete, lo lasciamo giù con R1 lo rimettiamo un'altra volta giù, ne prendiamo un altro, sempre se riusciamo. Ok. No, l'ho lanciato come un pirla. A few moments later. Dovete appoggiarlo con R1. Eccoci qui, poi dobbiamo prenderne un altro perché non ci arriviamo a prendere la carota, sicuro. Quindi ne prendiamo un ultimo. Ok. Ci siamo, appoggiamo giù. E carota d'oro presa. Perfetto, un'altra missione fatta. Come vedete, quando riusciamo a finire la missione, adesso si vede la carota sul cartello. Quindi vuol dire missione completata. Ne facciamo un'altra sul ring, che mi divertiva parecchio quando facevo i tutorial iniziali. E dopo finisco il tutorial perché va finito e poi ci vediamo sul primo quadro. Questo invece è il ring. Eccoci qua. Mentre stai correndo, prova la funzione roll. Può essere usata anche come modo per attaccare i nemici. Perfetto. Ok, saliamo sul ring, ragazzi. Mamma mia, come. Ah, vedete che può. Ah, ok, perfetto. Con R2 possiamo spostarci. Con R2 spostiamo la visuale. Almeno non siamo troncheggianti. Come si arriva su sto ring? Perfetto. L1. Preso. Ok. Usa le funzioni salta o colpisci per combattere alcuni nemici e le due funzioni combinate per combatterne altri. Ho una voglia matta di rigiocarlo sto titolo, ragazzi, veramente. Non so perché, ma ogni volta che io tocco un titolo del genere, a me sale. Attenzione, no. Dai un calcio al sedere. No. Ok, e poi calcione. No, ok. Psst. Se non riesci a colpire un nemico quando ti sta di fronte, sì, prova a colpirlo da dietro, potrebbe funzionare. Potresti anche doverlo stancare un po' prima. E quando si ferma, colpiscilo da dietro, coniglietto. Coniglietto. Via, la sua ci insegue, si stancherà. Noi da dietro gli diamo un calcione e lo freghiamo, attenzione. Perfetto. Carota presa. Ok. Ragazzi, un altro obiettivo raggiunto con il tutorial. Ci vediamo al primo quadro, così, anzi dovrebbe essere teoricamente il secondo. Quindi ci vediamo tra poco e intanto mi finisco il tutorial. Collezionare simboli? Beh, perché no? Dopotutto hanno riso anche di quello che ha scoperto la penicellina. Andiamo, ragazzi, andiamo. Abbiamo fatto tutto, è stato abbastanza veloce, non è che tanto, perché comunque ho skippato parecchio. Andiamo ad affrontare il nostro primo quadro. E sarà un qualcosa di epico, secondo me. Eccoci qua. Tornare un po' indietro nel tempo, anche guardando la grafica di questo gioco, che comunque
sotto certi punti di vista, nel senso, non è che fosse così scarso, si vedevano già i riflessi nell'acqua, eh? E quindi non è male, non è male la cosa. Adesso vi capite, eccolo qua, l'età della pietra. Andiamo. Eccoci qua. Come vedete, qua dobbiamo pian piano aprire tutte le buche e affrontare il boss finale. Questo è il nostro primo quadro. Adesso, oppala. Che ricordi, mi sono fatto tutto il tutorial comunque con i brividi, vi dico la verità, perché sono cose che... Ecco qua. Incredibile. Oggi si va a caccia di conigli. Sì, coniglio, coniglio, sì. Ehi! Che succede, amico? Un coniglio. Mamma mia, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando, amici? Brividi, brividi. Allora, vi dico, è stato una roba velocissima, eh? Comunque, è vero che è ispirato a Bugs Bunny, quindi Looney Tunes, è quindi un cartonato, ci sta, è normale. Però vedevo tante cose che dicevo, cavolo, prima non ci avevo mai fatto caso, tipo il riflesso dell'acqua, queste cose qui che comunque... cioè, per i giochi di una volta era già tantissimo, eh. Veramente, oggi siamo abituati a vedere grafica mozzafiato, PlayStation 5, Next Gen, e quindi ormai questa sembra essere roba troppo passata per poterla giocare, ma in realtà chi è nostalgico questa cosa qua la giocherebbe sempre, sempre. Qui rotoliamo, mi ricordo che era L1, perfetto. Fantastico! Ecco, ogni volta che dice fantastico, o che ride, o che dice che succede, amico, io torno indietro di 20 anni, a 10 anni. Mamma mia, quanti ricordi, ragazzi, quanti ricordi. Queste cose qua poi le ho scoperte, cioè, le ho scoperte, questo tratto qua che sto facendo adesso con voi, l'ho scoperto dopo tipo 3-4 volte che giocavo a Bugs Bunny Lost in Time, quindi roba che comunque ho dovuto giocarci parecchio per poter capire. Attenzione qui, eh. Qui vi devo mostrare. Zitti, zitti, quatti, quatti. Ecco. Qui, come diceva lui, vedete, op. No, errore! Ah, è troppo legnoso, raga. No, bisogna stare preso in testa. Sì. In testa, calcione. Eccolo qua, carota presa. Vedete, riprendo la carota e riprendo anche l'energia. Scusate, ma devo riabituarmi. Veramente, tanti giochi comunque hanno un loro modo di fare. Quindi essere abituato a giochi di oggi dove è tutto fluido, questi giochi hanno bisogno veramente di essere veramente provati, ecco. Siamo qua, prendiamo l'orologio. Occhio a cactus. Fantastico. Che ci... se lo prendiamo dentro ci facciamo male, eh. Andiamo piano. Vedi, cazzo, sono saltato anch'io. Sono saltato anche io. Eccoci qui, saltiamo. Op, prendiamoci la carota. Lì possiamo saltare, vedete, io non mi ricordavo. Se prendiamo il rimbalzo giusto, andiamo a prendere la carota. E ci spostiamo anche sulla testa del dinosauro. Il brontosauro. Altre carote per noi. Altro orologio del tempo per noi. Facciamoci caso a questi piccoli dettagli grafici. Era... sì, parliamo sempre del 97. Che bei tempi. Tra l'altro, scusami brontosauro, io qua non penso riusciamo a saltare. Invece sì, occhio. Salviamo. E questo vi va per salvare il caschetto qua, ragazzi. Andiamo. No, ma non possiamo proprio beccarlo, eh. Occhio che... oh. Oh, mamma. Mamma mia, è andata di lusso. Mamma mia. Allora qua, occhio, perché andavamo giù, eh. Se vai giù muori, secco. Allora, qui adesso andrei sotto. Ok, orologio. Fantastico! Andiamo avanti. Ecco, qua ci sono altre carote, eh? Sì. Le carote dorate sono importantissime.
Ok. Frate, lo lasciamo andare. Oh mamma. Arriviamo al boss, ragazzi, ovviamente. E poi vi dirò un mio pensiero a riguardo, ma sono sicuro che anche questo titolo vi sarà piaciuto tanto, eh. Io che dirvi, occhio che ce ne andiamo giù come dei pazzi. Occhio qua. Aspettiamo che andiamo di là, però aspetta, aspetta. Ma stavo dimenticando, logicamente. Attenzione che arriva giù il masso. Ponk. Mamma. La creva è pronto, eh. Ora che finisci di mangiare l'erba. Ok, grazie mille per l'appoggio, amico mio. Puttana galera. Può rimanere. Ok. Coniglio. Non vedo un cazzo. Ok. Aia. Un culo. Ah, no, adesso non possiamo beccarlo. Adesso è vero. Bisogna farlo venire qui per saltargli in testa. Ouch. Grazie mille. Ricordo pazzesco. Attenzione qui. Mamma mia. No, l'avevo detto. Dacci. Ce ne andiamo giù. Riaffrontiamo un'altra volta. Scusate, cos'è questa cattiveria nei confronti dei conigli? Adesso questo si abbassa. Mamma mia, devi seguire poi l'ombra. Orologio. Diretto contro il cactus. Mamma mia. L'importante è aver preso le carote. Poi il resto va bene così. Eccoci qua. Ricordiamo che abbiamo eccolo qua. Che culo. No, occhio. Mamma mia. Oh no. È una carota dorata questa. Ho preso. Mamma di schiavita. Mamma mia. Aspettate, vediamo tutto quello che c'è da vedere, perché io sono uno che, lo sapete, mi piace. No, sto stronzo qua sparisci dalla mia vita. E che cazzo, muori? No, che cavolo, non devo dire parolacce in questi contenuti. Riprendetemi, ragazzi, non dico parolacce. Fantastico. Fantastico. Andiamo, andiamo, andiamo. Mi pare che ci fosse qualcosa. Aspetta un attimo. Andiamo. Qui adesso ci dirà sicuramente. Shh, non fare rumore. Pterodattilo addormentato. Sguscia via. Ci ricorda che quello lì. Bisogna fare così, raga. Altrimenti ci ammazza, ci prende, ci porta. Non è che ci ammazza, ovviamente, essendo un cartoons non ci ammazza, però ci riporta un'altra volta indietro. Quindi tutte fantastico. Le cose che dobbiamo prendere ci mettiamo il doppio. Quindi dobbiamo stare attenti. Una volta arrivati, mi pare, nella zona verde, possiamo permetterci di camminare, di correre normale. Andiamo un attimo. Però non me la voglio rischiare, Ok. Attenzione al cactus, come sempre. Da una parte mi andrebbe anche bene adesso che mi porta lui qua. Fantastico. Ci sono dei punti dove dovrei tornare indietro e prendere l'orologio. Facciamo finta di niente per stavolta, tanto lo so. E ci arriverò la prossima volta, dai. Non è un problema. L'importante adesso è finire il quadro e andare avanti, che è la cosa più importante. Ok, via. Quando non riuscivo a prendere proprio il buco della tana, finiva faccia a terra, Quindi, vi prego, se affrontiamo il boss, Attenzione. Ottimo. Ma hai lasciato degli oggetti alle tue spalle? Tac. È lui. Attenzione. Sarebbe bello portarlo in live. Vi dico la verità, sarebbe molto bello portarlo in live. Vai, vai, Merlo, vai. Guardate come fa con le mani così, tutto. Grazie, Merlo.
Ciao! Sì, ci vediamo, Merlo! Che ricordi, non si può vivere così. Non è giusto. Andiamo. Facciamoci il boss e poi... Pom! Questa è già l'illustrazione che servirà a farci capire. Scena epica. Yuhu, coniglio. Ma che bella è sta scena. Lui rimane lì per un po' e noi non ce la facciamo adesso, appena sicuro. Ouch. Oh, dove? Io muoio, ve lo giuro. Yuhu, coniglio. Oh, no! No! Non ti prende stavolta, non ci credo. Ok. No, mi sposta da tunnel, merda. Pace. Lo sapevo, il maledetto. Troppo legnoso, diamine. Ma come mi segue, cazzo? Oh, bastardo, che legnate. Mi sposta sempre. Non ci credo. Ok, è andata di culo. Infatti ogni volta che arrivavo... Oh, è finita. Pom. Prendiamoci un po' di carote che mi sa che stavamo per morire. Eccolo là, l'orologio. Sono morto. Sono morto dalle risate. Andiamo, quadro finito. Andiamo al centro. Mi pare non c'è da prendere più niente. Andiamo. Ed è fatto sempre quella finta lì. Punk. Non l'ho presa comunque la buca seria, però un po' spostato, ma sono andato. Fantastico, perfetto. Hai completato questo livello. Si continua ad aprire altri quadri, altri punti in altri mondi. Lascia che salvi la tua posizione. Vai Merlo, vai. Grazie, Merlo. Ciao. Sì, ci vediamo, Merlo. Allora, amici, direi che per questo contenuto può bastare così per adesso. Più che altro questi quadri, questi episodi, questi contenuti servono un attimino per farvi tornare, come dico sempre, un po' di nostalgia. E quindi vogliamo giocarcelo in live, vogliamo giocare questi titoli che sto portando su YouTube come... diciamo come contenuti extra, mettiamolo così. Qualora vi piacesse che li portassi in live per divertirci insieme, per tornare bambini insieme, scrivetemi sotto nei commenti per farmelo sapere, in modo che io possa organizzarmi e possiamo farci delle live dedicate sempre sul canale Viola, mi raccomando, perché soltanto lì io vado in stream. Su YouTube porto sempre comunque i contenuti, spezzoni come questa parte adesso su Bugs Bunny Lost in Time, come poteva essere l'altro giorno per Tekken, per Topolino. Quindi questo è un assaggio. Io vi do la possibilità di rigodervi un'altra volta insieme in live dedicate, in modo che ci possiamo divertire a tornare piccoli insieme. Io penso di aver detto tutto quanto, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, se anche stavolta sono riuscito a farvi tornare indietro nel tempo per farvi godere anche questo titolo, che secondo me è stato uno dei top degli anni d'oro di PlayStation 1. Io vi ringrazio per aver visto questo contenuto, ci vediamo in un prossimo video, vi auguro una buona giornata e come sempre buon game a tutti. Ciao ragazzi, ciao ciao.